Le mozioni. Bene. Mozione Ruocco. Il punto 1 è accolto. Il punto 2 è accolto come raccomandazione. Il punto 3 viene No, riformulato così come il. scusi, signor Sì. Sottosegretario. La raccomandazione non è prevista per punti, quindi sul punto, sulle mozioni, sul punto in cui lei propone la raccomandazione deve dirmi se è favorevole o contrario, Siamo oppure se lo contrari, riformula. anche se ne condividiamo lo spirito, comunque ottempereremo a quanto da loro richiesto al punto 2, ma non come contrari se deve essere assolutamente secco il parere. Politicamente come raccomandazione possiamo accettarla, anche se non è, diciamo, previsto. Il punto 3 viene riformulato così come il punto 1 della mozione Baldelli. Signor Sottosegretario, allora diciamo che se ho capito bene, sul punto 3 lei propone la riformulazione uguale alla riformulazione che ha proposto per il punto 3 Per il punto 1, per il Baldelli. punto 1 della mozione Baldelli. Per Esatto. quanto riguarda il punto 1, c'è cioè la riformulazione ha fatto, per quanto riguarda il punto 2, ascoltate le sue parole, credo che quello che lei è nelle condizioni di fare è di rimettersi all'Aula e lasciare che l'Aula decida senza che Grazie, il Presidente. governo esprima un parere su questo punto. Grazie, Presidente. Bene. Esatto. Il punto, mozione all'Asia. Il punto 1 viene riformulato così come il punto 1 della mozione Baldelli. Il punto 2 viene riformulato così come il punto 2 della mozione Baldelli. Il punto 3 è accolto. Bene. Mozione Vargiu. Il punto 1 viene riformulato come il punto 1 della mozione Baldelli. Il punto 2 viene riformulato come il punto 2 della mozione Baldelli. Il punto 3 riformulato come punto 3 della mozione Baldelli, il punto 4 come riformulato dal punto 3 mozione Baldelli, il punto 5 riformulato sempre come il punto 3 della mozione Baldelli. Il punto 6 è accolto. Vado? Andiamo alla Benamati perché Mozione Benamati. Il